Ciao 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 a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video di acquisti Shein. So che vi mancava una nuova puntata dei miei acquisti su Shein, almeno una volta al mese arrivano sempre nuovi articoli. Chissà perché io trovo sempre qualcosa che mi serve su Shein e vado subito a mostrarveli. In particolare, siccome io in inverno porto spesso i leggings che mi tengono ben caldo perché stanno ben aderenti alle gambe, oppure quelle calze, quelle tipo 120 denari che sembrano quasi pantaloni, bei pesanti, sembrano quasi leggings anche quelli con gli stivali. Però, visto le rotondità, da matrona, quali sono? Mi serve qualcosa che vada bene a coprire. Non posso, insomma, andare in giro con i leggings, con il popò ben esposto. Insomma, no, non è che sono enorme, però, insomma, è bene coprire un pochino, non perché deve essere così alla mia età. Ritorno un po' sul discorso precedente, quello dell'età, di quelli che mi criticano perché per la mia età sto su YouTube, non tanto per quello, ma proprio per un discorso mio personale, sentirmi bene con me stessa, in ordine. Kira, cosa stai mangiando? No, ma no, ma guarda, Monella! Tum, 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 si sente la coda. No, ha rubato un disegno che ha fatto Alice, chissà come si arrabbia. Ha disegnato, ma pensate, questa bambina, guardate, ha disegnato, io non so se chi di voi ha bambini o nipotini che sono appassionati dei Pokémon. Aveva disegnato una carta Pokémon lei con Pikachu di qua e Kira se la stava mangiando. Beh, però riesco ancora a incollarla con lo scotch. Pikachu. Ma guardate come l'ha fatta bene anche la scritta Pokémon. Kira, Kira. Mamma, probabilmente era volata in terra, magari passando così. Strano, perché di solito non ruba niente la Chirotta. Kira. E comunque, tornando a noi, dicevo, è per un puro gusto estetico mio che preferisco coprire bene, arrivare quasi alle ginocchia con i maglioni o addirittura gli abiti felpe. E ho preso questi tre abiti felpa, giusto da indossare con i leggings o con le calze pesanti. Però ho preso anche, parlando di Alice, le avevo preso circa un anno e mezzo fa. Queste ciabatte, zoccoli, non so come chiamarli, tipo Crocs, della sua misura, allora era 31, adesso ha il 33, 34 e gliele ho ricomprate perché le usa veramente tanto qui a casa. E Lorenzo invece ormai è il 38, quasi abbondante, quindi usa le mie pantofole, le mie ciabatte quando viene da me. E queste invece le ho prese per Alice, sono stracomode, queste poi le usi inverno ed estate. E quindi quando arrivano qui loro due, i due grandi, hanno qui il pigiama, le pantofole, lo spazzolino per ogni volta che vengono a dormire, ma adesso hanno iniziato a venire a dormire da me anche i gemellini. Allora. Le ciabatte ve le ho mostrate. Ah, ho comprato anche ancora due di queste false camicie. Vi ricordate che ve le avevo mostrate nell'ultimo penultimo haul di Shein, le finte camicie che vanno messe appunto sotto la felpa, tipo questa, girocollo così, ben casa sta, va bene così, perché al massimo mi metto una sciarpetta se ho freddo. Però se devo uscire, se devo andare da qualche parte, e sono un po' sguarnita. Allora, siccome la camicia è intera sotto mi dà fastidio perché specialmente alle maniche e alle ascelle mi sento tirare, poi ho caldo comunque perché soffro il caldo, ho preso queste finte camicie, quelle che vi ho mostrato avevano il collo un po' elaborato tipo pizzo, tipo ruche, queste invece proprio hanno il colletto semplice semplice, fatte così.
hanno la loro bella abbottonatura davanti, l'elastichino sotto regolabile che si mette qui, si indossa praticamente come una camicia, solo che è finta. C'è il davanti, il di dietro, il colletto. È un bel tessuto questo. Mi piace. Ne ho presa una bianca e una azzurra. Devo tenere d'occhio l'ora perché tra un po' arrivano i due nipoti che poi stanno qui a dormire. E questa azzurra, vedete, proprio semplice da mettere sotto i maglioncini, sta benissimo. Sono proprio una genialata, erano di moda tanti anni fa, non sapevo che le facessero ancora. Poi veniamo al piatto forte, appunto agli abiti felpa di cui vi avevo parlato. Guardate che scusate. Rieccomi, scusate, dove eravamo rimasti? Agli abiti felpa. Mi ha suonato il campanello, non potevo non aprire. Allora, il primo che vi mostro è questo qua. Sono proprio semplici, niente di che. Però, insomma, sono carini, ma anche da tenere in casa. Però io li metterò anche a uscire sicuramente. E vanno, li abbinerò sicuramente queste finte camicie, perché sono tutti girocollo, tranne uno che vi mostrerò alla fine. Allora, il primo è fatto così, mi alzo in piedi così. Lo vedete? Vedete, bello lungo. Mi arriva giusto sopra il ginocchio e ha le, nero, tutto nero, e ha le maniche con questo disegno di fiori per il lume, altrimenti tutto nero, è proprio un po' lugubre. E quindi è così, è questa felpa abbastanza leggera che a me va benissimo, perché altrimenti mi sento soffocare, io soffro tanto il caldo. E la taglia è una XL, io porto qui per le taglie italiane una 50, buona, però sul shein ho notato che la 50 è molto abbondante e corrisponde a una XXL. E io preferisco stare sulla, sembrerebbe una 48, ma in realtà veste grande, per cui per me va bene questo. Quindi questo fatto così. Poi questo che sempre giro collo, questo è un po' più grosso, è un po' più grossa come felpa. È questo color carta da zucchero, sempre la lunghezza è sempre quella al ginocchio, poco sopra il ginocchio. La particolarità è data da queste maniche con queste specie di rusce e piccole frange, così per spezzare sempre la monotonia del monocolore. C'è questo tocco così alle frange, di frange e rusce alle maniche. Bellino anche questo. E anche questo ci metteremo sotto la bella camicia, finta camicettina o bianca o azzurra, ci stanno bene tutte e due comunque. Poi l'ultimo abito felpa è questo. Questo è il cappuccio, questo è un po' più un po' più aggressivo, perché ha questa stampa, è un color tortora, marroncino tortora al cappuccio, come vi dicevo, e ha questi particolari animalier leopardati sulle maniche e ai lati, poi il cordoncino qui del cappuccio, e ai lati qua, vedete, di qua e anche di qua. Mi alzo così, lo vedete, ecco qua, cappuccio, ed è fatto in questo modo. La lunghezza, vedete, lo sollevo, arriva anche questo sopra il ginocchio, con un paio di leggings o marroni o nero, marrone scuro o nero decisamente. Io direi che il nero sta meglio, è perfetto. Diciamo che come qualità di tessuto
il migliore è questo e quello nero. Questo è un po' più, come definirlo? Un po' più grosso. Sicuramente terrà caldo perché dentro è felpatino, però li preferisco più leggeri. Gli altri due sono un po' più leggeri, un po' più consoni, ecco, al mio gradimento, ma come parlo? Cioè, devo dire che semplicemente che mi piacciono di più invece che girarci intorno. Comunque, questo è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito come sempre. Vi mando un grande abbraccio, un grande sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!